On ne vede noso de. A cos'è vede? A cos'è se? Per ogni cosa da un po' essere. Io vi ho detto, potete, il massimo si può fare. Suggerite che ci vuole un chiave. Suggerite che ci vuole più troppo. Però già mi pare una cosa. Ok, allora leggiamo Salmo 34, dal verso 1 in poi. Salmo 34, verso 1 in poi. Ma forse su Facebook scrivono contrario, forse scrivono contrario. C'è qualcuno che può guardare su Facebook? Contrario si vedono? Infatti immagino. Per pazienza. Allora, Salmo 34, questo è un salmo dove Davide si finse pazzo davanti ad Abimelech. Molto importante questo, vedete, molto importante. Aspettate, che voglio farvi vedere una cosa importante che ho fatto in questi giorni. Ci vedete così la lezione? Se non si vede, no? No, ma se metto così? No, non è tempo, pazienza. È solo per la Chiesa, perfettamente per la Chiesa. Allora, fratello, attenzione, è un piccolo pensiero che voglio dare. Si vede? Indietro allora? Ok. Allora, in questi giorni facciamo una riflessione mentale, fratelli, perché a volte si dice meglio quelli del mondo che a volte certi credenti. Prima di pregare siamo questo pensiero. Chi si ricorda della storia di Saul? Aspetta un attimo. Ok. Quando Davide ebbe successo, vedete, che ha sconfitto Golia, a Saul chi ci pigliava? Ci pigliava 5 volte e si è ingelosito, no? Si è ingelosito. Allora cosa ha fatto Saul? Voleva uccidere Davide. Questo prima di introdurci. Voleva, se vedete qui, Saul, vedete qui Saul, aspettate che arrangia le altre cose, Saul, vi insegniamo. Ok, Saul, fratelli, si vede così, perfetto. Saul rappresentava in quel periodo la Chiesa sviata. Perché Saul era l'unto di Dio. Però come unto di Dio ha fallito e rappresentava la Chiesa sviata. Cosa ha fatto erroneamente Davide? Ci va lontano di credenti sviati e dov'è che se ne va? Se ne va? Oh! Se ne va nei gatti. Se ne va a Gat. Quando a Gat lo hanno riconosciuto, lo volevano uccidere e lui si è finto pazzo. Seguitemi, fratelli, di tutto un filologico. Allora, Gat, chi sono i Gat? Gat sono i Filistei. Gat era dove veniva il Filisteo Golia. Golia di Gat. Quindi, che cosa ha fatto Davide? Dice, meglio quelli del mondo, meglio Gat, ma forse erano più bravi quelli. Invece Saul era sbagliato, quindi me ne vado a Gat. A Gat lo vanno ad ammazzare.
Quindi dalla brace, Moisè, la padella alla brace. Quando ha capito che con quelli del mondo non funzionava lo stesso, perché molti credenti lo incannano lì, nella chiesa io non trovo nessuno, nella chiesa io non ho molte amicizie, nella chiesa io non ho molto, me ne scendo a Gat. Ma Gat c'è lo spirito del mondo, ma Gat c'è il nemico, ci sono persone che possono essere anche bravi, ma hanno lo spirito di questo mondo, la Bibbia lo insegna. Cosa fa? La cosa più saggia che ha potuto fare Davide qual è? Che poi lui da lì l'ha capito e se ne scese ad Adullam. Ora dovete capire una cosa, Adullam era tipo una grotta, una spelonga, tipo un deserto, non era una cosa bella da vedere, però lì lui rifletté e lì in questa zona di Adullam, che è un tempo dove noi fratelli preghiamo, aspettiamo che il Signore ci manda le persone giuste, lì il Signore gli mandò un sacco di gente, un grande esercito, e lui lì fu benedetto. Noi non siamo benedetti perché, ok, non scegliamo, non siamo benedetti nella chiesa, allora faccio, me ne vado a Gaz, me ne vado tutto il mondo, sono magari bravi, non sono cristiani, ma sono bravi. Ma poi si manifestò lo spirito che c'era in Golia, si manifestò in quelle zone dove erano uccise. Meno male che si finse pazzo. Infatti il salmo che vi ho detto di leggere, che è il salmo 34, narra di questa storia. Allora vedete, Gat significa Tokyo. Quelli del mondo, Tokyo è sinonimo di torcere, quando si mette l'uva in qualcosa, il Tokyo torce, esce l'uva. Stando con quelli del mondo, già nella chiesa magari uno ha problemi talvolta, ma nel mondo è peggio ancora, perché Gat significa Tokyo. E il mondo riesce poi a torcerti, riesce poi a toglierti tutto quello che di buono hai. Quindi la cosa buona non era stare con la chiesa sbriata, la cosa buona non era stare con Gat, la cosa buona era stare un pochettino per ora ad Adullam, che significa recinto, rifugio per rifugiato. Cioè significa che a volte nella nostra vita ci sono delle pause che non è vero meglio quelli del mondo che quelli della chiesa, perché prima o poi quelli del mondo si manifesteranno per quelle persone. Manifesteranno lo spirito di Golia. Dice, ma è bravo questo mio amico, è bravo, gli manca la grazia di Dio, non è da dentro. Poi si manifesteranno. Può essere il principe azzurro, poi diventa il costaro nero. Ora o la principessa diventa la strega, o la maga niente. Quindi, che cosa è meglio? Quelli del mondo o quelli del monte sviato? Nell'uno e nell'altro c'è un tempo che noi ci dobbiamo appartare, fratelli, nella spelonga di Adullam, e lì Dio ci manderà le persone giuste che serviranno per la nostra vita. Infatti se andate a leggere, non prendo tutti i versetti, però se voi andate a leggere per esempio non prendete il Salmo 34, prima Samuele 22:1 e Gioele, preghiamo, leggiamo questo passaggio molto bello, molto semplice, e da lì comprendiamo alcune cose importanti, fratelli, che quando noi ci appartiamo, quando noi sembra che siamo soli, quando noi, il Signore mi allontano dalla chiesa sviata, ma non vado certamente nel mondo, allora mi separo un pochettino, Signore, mi consacro a te, tu mi manderai le persone giuste della mia vita. Ecco l'errore che fanno tanti credenti. L'errore che tanti credenti fanno è che lasciano Saul l'unto sviato, ma vanno in un vecchio signore che è Satana. Non so se mi sono spiegato. Quindi non date mai consigli in merito a questo. Cioè, quelli del mondo a volte sono meglio. Non è così, fratelli. Hanno lo spirito del mondo. Hanno lo spirito del mondo. La Bibbia dice proprio così in 1 Giovanni 2,15, se vedete, dice: non amate il mondo nelle cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre in lui, un amico, un'amica, quello che può essere bravo, ma di dentro hanno una mentalità mondana, hanno delle vedute mondane. Ecco perché dice la Bibbia di non amare il mondo. Quindi non è meglio Gat che
che piuttosto che Saul, è meglio stare un periodo di prova appartati, non segregati, appartati. Signore, da qui non mi muovo. Prima Samuele, ho detto 22:1, dice la Bibbia, poi Davide partì di là e si rifugiò nella caverna di Adullà. Quando i suoi fratelli e tutta la sua casa e suo padre lo seppero, scesero giù da lui. E tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli venne collocato. C'erano con lui circa 400 uomini. Davide poi era solo? No. Davide ha capito? Davide ha capito assolutamente, fratelli, come vi ho fatto vedere nello schemino. Davide ha capito che Gat non è migliore di Saul. Una chiesa non è una bella idea. Mi allontano dalla chiesa, non c'è quello che sono nella chiesa, lo posso trovare forse a Gat. Ma Gat c'è la mentalità del mondo, c'è la mentalità, c'è il corchio, e ti torcerà piano piano, deformerà. Quanti cristiani ho visto sviare, perché il mondo poi li ha contorti, li ha deformati nel fare la volontà di Dio e si sono allontanati dal Signore. Com'è che non si allontana dal Signore? Il peccato, quando noi pecchiamo, non è che Dio non ci perdona, fratello. Il problema del peccato è che fa una cosa terribile, il peccato indurisce. E si diventa sempre più duri, fino poi ad allontanarci completamente dal Signore. Infatti c'è un bel verso che ho riflettuto in questi giorni, nel libro dei Corinti c'era un ragazzo che se ne andava con il padre, frequentava la chiesa con il padre, con la matrigna, ed era sempre un cristiano. Paolo lo ripete, no, questa persona deve andare fuori. E dice, a perdizione del corpo, ma che il suo spirito sia poi salvato. Cioè, era un monito quanto questo ragazzo, nonostante quello che aveva fatto, non aveva perso la salvezza, ma se continuava, perdeva la salvezza. Perché il peccato indurisce la Bibbia. Quando noi pecchiamo, diventiamo duri. Non sentiamo più il convincimento dello Spirito Santo, si diventa duro. C'è una cosa che mi ha colpito l'altro giorno mentre studiavo un libro di un uomo di Dio, ma anche Agnes, dice, molti non hanno una vita di preghiera. E la vita che è la non vita di preghiera è come se non fossero inzuppate le cose dello Spirito. Anche che vedo la Bibbia, non capisco niente. Perché? Perché ci vuole la preghiera, e ci vuole la parola, e ci vuole la presenza. Quando noi preghiamo, cerchiamo la presenza di far capire tutta la parola di Dio. Amos dice, cercate me e vi prego. Ecco perché è importante poter avere quei ritmi di preghiera durante il giorno, per ragionare. E alle 5 del mattino Dio mi presenta questo fatto di Saul, che molti hanno detto, meglio quelli del mondo, molto che quelli della chiesa, non è così. Meglio a volte Abdullah. Meglio poter stare un periodo appartati, e chi deve venire nella nostra vita verrà, ma quelli rimarranno, il Signore. Amen. Il Salmo 34 parla proprio di questo. Parla proprio di questo. Va bene. Alziamoci e preghiamo nel nome di Gesù. Alleluia, corre Saccarasci dalla madre mia. Padre, grazie ancora per questo giorno. Grazie Signore della vita che tu ci dai, aiutaci a capire che quelli del mondo non sono meglio della Chiesa Santa, meglio Abdullah, meglio un tempo di stare davanti a te aspettando di preghiera, e chi deve venire la nostra vita ci perderà. Signore, aiutaci e guidaci, Signore, accoglici questa pulce diabolica, che nel mondo ci può essere qualcosa di buono per noi. No, tu manderai qualcosa di buono nella nostra vita quando noi non scegliamo né la chiesa sfigata e nemmeno Gat, nemmeno i filistei, nemmeno quelli del mondo. Ci appartiamo e aspettiamo a te, perché poi succederanno cose brutte quando noi non scegliamo il momento. Illuminaci e allarghi il nostro cuore nel nome di Gesù. Amen e amen. Jesus, my soul.
ogni da 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 da
così dice l'Eterno alla casa di Israele, cercate me e vivrete. Alleluia. Signore, noi ti cerchiamo, Signore, noi ti vogliamo, noi abbiamo bisogno della tua presenza, perché quando ti cerchiamo, Signore, noi viviamo. Ma se cerchiamo le cose di questo mondo, gli aspetti di questo mondo, i piaceri di questo mondo, anche le città, non c'è tanta vita, solo tu sei la fonte della vita. E questo verso, fratelli e sorelle, ha guarito un sacco di uomini e donne di Dio, perché quando hanno cercato l'Eterno, hanno iniziato a vivere. Cercate me e vivete. Entrate nella famiglia segreta, entrate nell'intimità. Gloria a Dio, di tutto è fermo, come sono questa parola. Una parola che si sta perdendo, intimità. Intimità con Dio. Quando si cerca intimità con la moglie, aiuto, si chiude la porta, si fa intimità, non si fa nulla. La preghiera vuole intimità. La Bibbia dice che chi prega nel segreto, Dio lo benedirà pubblicamente. La Bibbia dice che chi dà nel segreto, Dio lo darà pubblicamente.
sono delle cose intime del regno dello Spirito, dell'elemosina. Gesù disse: quando tu fai l'elemosina, quello che la fa la tua destra non lo sa che la tua sinistra, impunità. Perché? Perché così Dio può benedirci palesemente, pubblicamente. C'è anche una preghiera di intimità che Dio vuole che usiamo da soli, che poi Dio ci benedirà pubblicamente. C'è anche un digiuno, Matteo 6:18, che si fa nel segreto e il Padre che vede nel segreto te la ricompensa. Ci sono dei segreti divini. Non si può pregare come una, fare una scappatella di preghiera, proprio sull'intimità con Dio, chiudersi. Però ora, anche pochi minuti, c'è un'intimità sacra che deve entrare tu e Dio. A volte io mi chiudo nella mia camera e prego, e quando sono solo sempre la presenza di Dio, l'intimità proprio, quando tu entri in intimità, tu chiudi la porta. Non è religiosità, è spiritualità. Dare, pregare, digiunare pubblicamente e privatamente per avere la benedizione pubblica. Quando ci invita c'è attenzione, invece si pecca sempre ma c'è distrazione, invece c'è un momento di intimità. Sapete quello che mangia la vita dritta? Lo stesso quando si siede, mangia con calma, così vedete le cose spirituali. Diavolo, Satana sta cercando di sviare con suo bastone il popolo di Dio dall'allontanando dal Signore. Ma Dio dice: cercate me e vi prego. Cosa si cerca? Si cerca con attenzione. Quando vedo
Dio, a volte fatichiamo nei combattimenti in questo, ma c'è un combattimento attuale, c'è quello futuro che finirà per sempre. E mi piace, non so se vi piace vedere pregare e vedere qualche versetto di sopra, a me mi ispira, io non prego per un così, prego con la parola, non prego shambala. Prego per la Bibbia, mi faccio ispirare alla Scrittura, la Bibbia è ispirata e mi ispira a pregare. E mi piace che Gesù, fratelli, sentiva questo bisogno di andare in un luogo solitario e pregare. La mamma di John Wesley, il padre del metodismo evangelico, che ancora esiste, aveva 20 figli questa donna, con un solo marito. E praticamente pregavo ogni giorno, siccome non c'erano come noi che avevano tante stanze, la stanza da letto, il soldato solario, eccetera, erano poche stanze, perché io non come lei prendeva il suo prendere, si copriva e pregava, perché aveva un'intimità, un'attenzione. Io non riesco a leggere con tanti rumori, non so poi perché ho bisogno di silenzio. Magari musica sottofondo, qualsiasi cosa, ma ho bisogno di tranquillità, bisogno di intimità, e questo è molto importante. Allora, stasera, fratelli, voglio fare un insegnamento che sinceramente mi ha ispirato, la posso dire, in realtà, in questi giorni. Non so quanti l'hanno letto, se non l'avete letto, vi invito ad andarla a leggere. Perché parla proprio di istruzioni profetiche. Visto questa rapsodia di istruzioni profetiche, cioè Dio ci dà delle istruzioni profetiche, e ora cercherò con l'aiuto di Dio cosa sono e come si realizzano le indicazioni profetiche. Cioè, a volte il Signore ci dà delle indicazioni profetiche, cose che magari noi non siamo abituati. Ma c'è un'indicazione da parte di Dio circa la nostra vita, quello che può venire, quello che può succedere. Stamattina mi trovo un uomo per fare le gare da paese al mio figlio Jeremy, e questa persona mi disse: sai, oggi avevo l'appuntamento per farmi il vaccino. Vedendo quello che pubblico, mi hai scoraggiato e incoraggiato nello stesso tempo. Dico, guarda, io non dico né di vaccinarti né di non vaccinarti, io ti dico solo quello che sento, quello che capisco, quello che intuisco, e cerco di avvisare il popolo di Dio. Poi ognuno è libero di fare, non date consigli, fratello. Se mai completate sé, che come dice la Bibbia, che orecchio da udire, onda, noi facciamo il nostro dovere. A proposito, questa notte, grazie a Dio è rimasta con la riunione con Terrino, perché tempo fa mio nipote ha fatto il giorno del Johnson, dopo 2 ore è caduto a terra, sembrava morto. Dopo l'hanno ricoverato, poi si è ripreso. Ora però stanotte si è sentito un malessere incredibile che non si sa che cos'è, ma non aveva questi problemi. Per cui quella persona, io ti seguo su questo, e ho capito, dico, caspita, una persona del mondo ha capito delle istruzioni profetiche, a volte Dio ci dà delle istruzioni profetiche, vuole aiutarvi a capire che cosa sono e come si realizzano le indicazioni profetiche. Attenzione, Dio ci dà delle indicazioni. Indicazioni significa con il dito, quella è tastiera, quella è una cassa. Dio ci indica delle cose che stanno per succedere o che succederanno, e che poi uno si potrebbe mangiare le mani. Potrei dare tanti esempi, ma non posso perché siamo in diretta, di persone a cui hanno ricevuto indicazioni profetiche ma non li hanno seguiti,
E poi, fratello, è successo quello che è successo. Ne pensavo una stamattina alle 5 di mattina, mentre pensavo questo insegnamento, una cosa che è successa molti anni fa, dove noi abbiamo dato delle indicazioni profetiche. E di cui questa ragazza l'aveva presa questa indicazione, ma l'orgoglio del padre e della madre non hanno permesso che queste indicazioni profetiche si allargassero nella vita di questa ragazza. Tanto che poi, ma quando le indicazioni mi vengono in mente, una ragazza era calmuto, gli ho dato una volta un'indicazione profetica, di stare attento a una persona, che io non sapevo chi era, e lei l'ha presa come parola di Dio, dopo due mesi questa si è andata dalla chiesa e poi l'ha trovata morta in hotel. Le indicazioni profetiche, che cosa sono? Guardate, qui ho scritto, non so se lo riuscite a vedere, ma più grande di questo non posso perché poi si allarga di molto. Ma io penso che si vede, se lo vedete, poi mi interessa le persone di assenti, per sentire all'albo di più. Molti nel corpo di Cristo ignorano le istruzioni profetiche. Che cosa sono le istruzioni profetiche? Numero due, le istruzioni profetiche sono parte della guida di Dio, per non sbagliare qui, per i suoi figli. La Bibbia ci dà principi biblici, ma non ci dà tutti i dettagli. Attraverso i principi biblici entrano in gioco i ministri di Dio con indicazioni profetiche. Ora vi dico cosa vuol dire. Un uomo di Dio cosa fa? Conosce i principi della Bibbia. Nella Bibbia, per esempio, non c'è scritto non andare a Roma, non c'è scritto non andare a Milano. Ti dà dei principi biblici che gli uomini di Dio eventualmente meditano, capiscono e li applicano in base alle situazioni che si vedono. Vi potrei fare tanti casi, non c'è scritto per esempio che non sposare a quell'uomo, non sposare a quella donna, ma Dio ci dà un principio: non mettetevi con gli infedeli sotto un gioco diverso. Io non posso interiorizzare con la scrittura, posso dire alla Chiesa: state attenti, se mettete con quelli del mondo potete avere un solo dei problemi. È un consiglio. Per me, per esempio, quello che abbiamo insegnato in questo periodo, di un uomo su dove scuri, per me è un'indicazione profetica per i tempi che stanno per venire. Per i tempi che stanno per venire nelle scuole, quello che insegneranno nel futuro, sono delle indicazioni profetiche. E molti uomini di Dio si stanno organizzando e preparando per questi tempi. Non è che ci dobbiamo preparare all'ultimo, ci dobbiamo preparare prima, capire prima, intuire prima. Apocalisse 22,6, guarda, perché segni i versetti, io faccio prima per lo grande e poi lo riduco per leggerlo. Apocalisse 22,6 dice: poi mi disse queste parole sono fedeli e veraci, e il Signore Dio dei santi profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve. Notate un po' una cosa, fratelli, che voglio far notare qui. A chi è che il Signore rivela queste cose? Seguite? Non è che le rivela a tutti. Qui dice che lui le rivela, li mostra ai suoi servi. Cioè, che significa? Che solo i pastori sono servi di Dio? No, tutti siamo servi di Dio, però c'è chi lo fa, tempo che non ciò. E quindi qui dice che Dio lo mostra le cose che devono, che ancora non sono venute, le cose che devono avvenire in breve. Ci sono tempi, fratelli, che stanno per venire, si stanno per accelerare. Per cui il pastore Chris, in questa bella rassomiglia, ci dice di stare attenti alle indicazioni profetiche. Perché come si capisce quando c'è un'indicazione profetica? Nella Bibbia, ripeto, non ci sono scritte non andare a Milano, non fare questa cosa, scegliere questa cosa piuttosto che un'altra. No, ti dà delle indicazioni. E tu in base a quello, chi vive nella parola, chi serve il Signore, intuisce gli spiriti, capisce i tempi che ci sono, vede cosa c'è dietro. La Bibbia, c'è un versetto molto bello, fratelli, che mi piace, non so se me lo sono scritto nei miei appunti qui, ma mi sembra di sì. Sì,
Guardate, in Ebrei 13, 17, prima ve lo metto letto grande, così lo potete scrivere, e poi lo riduco. Guardate qui, lo troverò. Dov'è? Sotto, ancora sotto, no, non è vero. Ecco, guardate, dice, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da rendere conto, affinché facciano questo con gioia, non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Vedete qui, vedete, ubbidite ai vostri conduttori, sottomettetevi a loro perché essi vegliano. Io non so, c'è chi lo fa a tempo pieno, c'è chi, che significa veglia? Che significa vegliare? Contrario di svegliare. Chi veglia è uno che non dorme e lo fa del mestiere. Un pastore a tempo pieno, per esempio, fratelli, veglia, hai il tempo di vegliare, hai il tempo di meditare, hai il tempo di studiare in qualsiasi ora, e veglia. Ma notate, fratelli, una cosa importante, che non è che veglia per la vostra vita. Qui dice che veglia sulle anime. Vedo la vita delle persone, ma vede sulla, come chi ha da rendere conto. Pastore, sei troppo insistente, ma io devo rendere conto, io devo dire quello che vedo. Io devo dire, ma perché secondo te io non lo vedo? Ma perché, pastore, secondo te io non me ne sono accorgiuto? Secondo te non me ne accorgo se sto sbagliando? Secondo te non me ne accorgo se uno spirito maligno cerca di intrufolarsi nella mia mente? Se tu hai istituito delle persone che non vedono, vuol dire di no. Ci sono cose che io non me ne sono accorto nella mia vita, che se il mio pastore, i miei esempi di Dio, non mi avessero avvertito, chissà io dove sarei a questo punto. Perché vegliano, dice la Bibbia, di stare attenti a questi uomini, perché vegliano sulle anime vostre, come chi ha da rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio, cioè non sarebbe un aiuto. Per come vedete, questo versetto fa capire tante cose. Perché il Signore fa l'esempio del gregge, delle pecore e del pastore? Che le pecore, per definizione, non possono vivere senza il pastore. Io non sarei qui ora, non sarei quello che sono ora, se qualcuno un giorno non mi guiderà, non mi aiuterà, non mi rimproverà. A volte mi faceva anche arrabbiare, ma quanto ero sveglio spiritualmente, lo amavo ancora di più, lo volevo bene ancora di più, perché la Bibbia dice: mi riprenda pure il giusto, sarà come profumo nella mia testa, mi riprende poi, ma come il mezzo sviato, vede che la persona come un nemico. Io sono qui per aiutare e mi si vede come un nemico. Quindi, che cosa sono le istruzioni profetiche? Le istruzioni profetiche sono delle indicazioni. Ti indico che questo posto ti potrebbe creare problemi. Ti indico che questo posto ti potrebbe causare. Ti indico che questa persona ti potrebbe, a volte Dio mi dice di non parlare. Cioè, perché parlo? Invece tu dovresti parlare. No, fratello, a volte io non parlo perché arrivo al punto che io... Che bello, mi stai divertendo, fratello. Arrivo al punto che io sto... Lo stesso è fare una cosa e farla una cosa quante volte. In questi giorni devo dare una consiglia a qualcuno, all'improvviso mi sono bloccato, proprio bloccato. Dico, lo faccio o non lo faccio? Poi ho consultato con mia moglie, abbiamo parlato e ha confermato quello che c'è nel mio cuore. È una cosa abbastanza importante e mi sono bloccato, mi sono fermato. Non ho consigliato, ho visto una cosa che non mi è piaciuta, non ho dato un consiglio. E mia moglie dice, ricorda che i consigli non sono gratuiti. Quando le persone iniziano a sospirare, quando le persone iniziano a farti capire che tu sei una persona troppo, allora uno sospiro, mi sono bloccato. Dico, ma chissà però se mi serviva questo. L'unica cosa che ci sono per me è stata fatta è un peccato. Non ho sentito il piacere di Dio.
Ma io vi assicuro che, come dice il pastore Cristi, le indicazioni profetiche non sono altro che delle avvisaglie spirituali che a volte noi non vediamo, a volte noi non vediamo. Va bene, andiamo avanti, vedete, andiamo al ritroso e vediamo qui Apocalisse 3:7, cosa dice? Guardate, se segnate Apocalisse 3 verso 7, cosa dice la Bibbia? Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi. Notate ancora che Dio non rivela tutto a tutti, fratello. Seguitemi, non rivela a Dio, non credete che Dio rivela tutto a tutti. Perché? Perché uno è più santo dell'altro, più peccatore? No, ma c'è chi lo serve, c'è chi vuole servire il Signore. Mi interessa servire il Signore, Dio cosa fa? Dio rivela. E notate, non fa nulla senza rivelare il suo segreto, i suoi servi, i suoi profeti. A volte, ripeto, ci sono delle indicazioni. Fratello, c'è questa cosa così e così. La Bibbia è chiaramente un uomo di Dio, non ti darà mai un'indicazione senza una scrittura, senza un'ispirazione. Se io ti do un'indicazione profetica, se prima la pratico io, e poi cerco di avvisare, come più con delle scritture, perché le indicazioni ci devono essere i versetti biblici. Non è che si segue un profeta, un pastore, solo perché è padre, solo perché è un pastore. No, si segue perché ha delle indicazioni bibliche. Una volta ci fu qui in Sicilia un pastore che andò oltre la parola di Dio. Se ne andò in un fiume, non mi ricordo in quale città stava, è successo per davvero, e disse al greco, poverini ignoranti delle scritture, non tutte con la Bibbia in quel periodo, dice: noi passeremo questo fiume come lo passò Mosè e Giosuè e aspetteremo che il fiume sia in piena. Partiva, parte il pastore e partono le pecore. Arriva il fiume, è perfetto, sono molti giusti. Cioè, per dire, un profeta, un uomo di Dio, non ti dirà parole. Prima di dire parole, ti dirà la parola scritta, ti dà delle indicazioni profetiche e con le indicazioni profetiche scritte ti interpreta un po' quello che sta succedendo nella nostra vita. Ripeto, dico, non ci sarà mai nella Bibbia non andare a Roma, non andare a Milano, ma Dio ti dice che prima di andare in un posto cerca di capire qual è la volontà di Dio, l'indicazione. E io, come uomo di Dio, posso dire: ma Dio, per l'arte dell'altro, sai, ma sto trovando questo lavoro così, così, così. Ma Dio te l'ha confermato questo lavoro. Sai che il lavoro ti può avvicinare a Dio di poco. Allora Dio, allora cosa andiamo a fare? Che dobbiamo fare così? E se ne prendono delle indicazioni profetiche. Poi succedono cose. E guardate, punto 3. Le istruzioni profetiche sono istruzioni dello Spirito Santo date a te all'intera chiesa locale attraverso i suoi ministri scelti e chiamati da Dio. Sono delle indicazioni dello Spirito di Dio parla. Il problema, sapete qual è? Che tu vedi un uomo e lì per te ti sembra che è quell'uomo che parla. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli, quando Anania e Safira hanno mentito a Pietro, cosa disse? Non è dallo Spirito Santo, cioè, che ci guadagna lui a dire queste cose. Per cui un'indicazione profetica, c'è anche noi, è vero, no? Tu sei bravo. No, questa cosa sei bravo. Ok, quindi un'indicazione profetica, che cos'è? Ve lo spiego semplice, che cos'è un'indicazione profetica? È quando un uomo di Dio, ispirato da Dio, con le sue ti sta dicendo: guarda che lì c'è un pericolo, guarda che lì c'è il diavolo nascosto. Dice: ma io non lo vedo, pastore, tutti fanno così, guarda che lì c'è il diavolo, guarda che lì c'è il diavolo. Mi ricordo che mi nascevo in mente una volta, era a Torino, da Pignano, sì, e c'è una riunione, eravamo tutti seduti a cerchio così, che stavamo pregando. E ci fu una ragazza che con gli occhi si fa così a me e a mia moglie.
inglese del problema. Guarda il nome, guarda il nome, No, basta. Sì. E allora, questa ragazza, fatta con gli occhi, faceva così. Mi permetto, dico al pastore, dico, guarda che quella ragazza ha seguito. Pastore Abuso, no, Vincenzo Abuso, quella ragazza è posseduta. Dopo io me ne sono uscito in Sicilia, dopo una settimana poi mi chiama la moglie, si chiama Bertilla, dice, perdonare, sai, ti ricordi quella ragazza? Ah, che manifestazione ho avuto domenica all'interno. Vedete, ci sono delle istruzioni che Dio dà, perché a volte nessuno se ne accorge, ma ci sono. E questo parlava il pastore Cristi in questa bella riflessione. Addirittura c'è una frase che mi piace, che diceva così, lui diceva una frase, diciamo, a volte alcuni credenti non realizzano la connessione con l'istruzione del loro pastore. A volte alcuni credenti non realizzano che c'è un contatto, una connessione con l'istruzione di Dio, con il pastore, verso il cristiano, non lo realizzano. Perché c'è un'anarchia spirituale, fratelli, nelle chiese, e c'è l'anarchia spirituale, ognuno segue Dio a modo suo, ognuno interpreta a modo suo, senza più fidarsi del nome di Dio. Vuoi anche perché ci sono stati anche degli scandali, però uno deve stare più attento a combinare, a guardare soprattutto la Bibbia, a guardare la Scrittura, a vedere anche la vita di certi uomini di Dio, se non lo applicano, se cercano di praticarlo. Però a volte alcuni credenti non realizzano che c'è connessione, a volte alcuni sono sconnessi con gli uomini di Dio. Quando sono sconnessi, io non lo dico, perché quando non mi prendo in internet, e poi io da un tempo che mi fanno così, a volte molti credenti non capiscono che c'è un contatto tra Dio e il pastore che mi ha messo in quella chiesa. Non lo capiscono. Loro pensano di capire tutto dalla Bibbia, dalle scritture, quando invece non è così, perché la Bibbia ci insegna che a volte si cresce per esperienza. E qui mi viene in mente, stavo meditando, la storia di Roboamo. Chi conosce la storia di Roboamo? C'è qualcuno che conosce la storia del re Roboamo? Il re Roboamo era figlio di Salomone. E qui dice, in primo re 12:3, dice la Bibbia, allora lo mandarono a chiamare, così Geroboamo e tutta la storia di Israele venne a parlare con Roboamo e disse, tuo padre ha reso il nostro gioco pesante. Cioè, il re di prima era troppo pesante. Gli dissero a Roboamo, Roboamo doveva prendere il trono. Dici, cerca di alleggerirci dalla dura schiavitù di tuo padre. E il gioco pesante che ci sarà imposto, noi ti serviremo. E gli rispose loro, andatene e tornate da me fra 3 giorni. Il popolo se ne andò. Allora il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di suo padre Salomone. Questo lo voglio sottolineare. Allora, quando dice, egli, allora andate, tornate qui. E poi c'è loro, Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di suo padre Salomone, quando li invite disse, che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo? Quelli rispose dicendo, se oggi ti farai servo di questo popolo, ti servirà. Se ti mostrerai condiscendente verso di loro, poi dice qui, aspetta che cambio, dice, e dai buone parole, essi saranno i tuoi servi per sempre. Ma Roboamo, attenzione, rifiutò il consiglio degli anziani che avevano dato e si consigliò, e si consigliò con i giovani. Il pastore ha detto questo, e tu cosa ne pensi? E si consigliò con i giovani, come se gli anziani gli hanno detto, ascolta, non fare troppo il tiranno con il popolo, perché guarda, tuo padre ha esagerato, cerca di essere equilibrato, cerca di essere un discorso saggio, sapiente, che ci sale.
che c'è saggezza, che è salato. Sapete la parola salario? Paga, salario, deriva da sale. Prima non c'era soldi, si pagava con il sale, si pagava con quella c'era il baratto, no? E si pagava sempre con la parola salario. Quindi c'è la saggezza, si capisce quando una persona c'è saggezza, c'è spiritualità, non ti dice le cose perché ti vuole del male, ma perché vede qualcosa e ti darà dei consigli biblici. Cosa fa? Scappa il consiglio degli anziani. Vediamo cosa dicono i fratelli, le sorelle, vediamo cosa dice quello, vediamo cosa dice quell'altro. Dice che questi con quei giovani che si erano consigliati e cresciuti con lui, che erano al suo servizio, e disse loro: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo leggerisci il gioco e il posto c'è da tua madre? Allora i giovani che erano cresciuti con lui gli risposero dicendo: così risponderai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo tuo padre ha reso pesante il nostro gioco, ora posso alleggerisci. Così dirai loro: il mio dito mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. E perciò, aspettate andare avanti, ogni volta devo fare così, e perciò mio padre mi ha scaricato di un gioco pesante e io vi renderò ancora più pesante, e se mio padre vi ha castigato con fruste, io vi castigherò con flagelli. Il giorno dopo Geroboamo e tutto il popolo venne da Geroboamo, come aveva ordinato il re, dicendo: tornate da me, fate il gioco. Il re rispose: il popolo duramente ha rifiutato così il consiglio degli anziani. Poi, se vedete ancora, gli era dato padrone dicendo al popolo, secondo il consiglio dei giovani, dicendo: mio padre ha preso pesante il vostro gioco, ma io renderò più pesante ancora mio padre mi ha castigato con fruste, io mi castigherò con flagelli. Com'era questo consiglio? Cioè, un giovane esuberante, pieno di mormoni, pieno di... non puoi fare così, no? Invece un anziano, un uomo di Dio, ti parla con saggezza, pacatezza, sale. Ti dico questo perché dice questo, ti dico questo perché vedo questo. Perché un giovane, no, che non è vero, sarà così, no, ma che fa scherzi? Guarda cosa dice nella versione rivenuta Giobbe 12:12: nei vecchi si trova la saggezza e lunghezza di giorni dà l'intelligenza. La gente dice: lunghezza di giorni dà la prudenza. Vedete, nei giovani non c'è prudenza. Perché? Perché non hanno molti giorni, non sono abituati a vedere male, non sono abituati a vedere cose brutte. Quindi questo non avere lunghezza di giorni non dà sapienza. Chi invece ha più di giorni nelle cose del Signore intravede subito che c'è qualcosa che non va, subito lo intravede. Si può sbagliare qualche cosa, ma subito intravede. Ecco che cosa sono le istruzioni profetiche: sono delle indicazioni con il dito. Guardate che lì c'è il diavolo, guardate che lì è inutile che vai a consigliare con chi non ha saggezza, con chi non ha dimestichezza con le scritture, con chi non ha avuto faccia a faccia a che fare con il demonio, con chi non l'ha scacciato mai. Un consiglio, sta attento ai consigli. Perché la Bibbia dice nel libro dei Proverbi che con i consigli si fa la guerra e si vincono la guerra. Invece con i consigli sbagliati si perdono la guerra. Infatti vado un altro versetto, se lo posso trovare, mi sembra che qui, questo versetto, dov'era l'ultimo, non mi ricordo dove l'ho messo, dovrebbe essere qui comunque. Sì, Osea 4:12 dice: il mio popolo consulta i suoi idoli di legno e il suo bastone da istruzione, poiché lo spirito di prostituzione li sfida ed essi si prostituiscono sottraendosi al suo Dio. Notate, il mio popolo consulta chi a chi non dovrebbe consultare. Se tu hai bisogno di un consulto medico, tu vai da un medico, o no? Non è che vai un macellaio, cioè, come si pone l'autobino e basta, che cosa si consiglia? Te chiarificato,
cioè, no, vai a consultarti da un medico. Se è un consiglio spirituale, e tu ti consigli da persone che non hanno una vita spirituale, ma lo spirito di costituzione ti sta sviando. Ed essi si costituiscono sottraendosi dal suo Dio. Com'è che si sono sottratti dal suo Dio? Perché consultano le persone sbagliate. Consultano le persone che Dio non ha messo nella sua vita. E quando ti muovi nelle comunità, Dio dà istruzioni profetiche, e poi c'è chi dà contro quelle istruzioni profetiche, pensando di andare contro l'istruzione del pastore. E questo è pericoloso. È meglio aspettare se uno non capisce, ma non andare contro. E non andarsi a consigliare da chi Dio non ha chiamato, perché lì si entra, lì fai di quella persona un idolo, perché dice il mio popolo consulta i suoi idoli di legno, e il bastone, cioè che guida, gli dà istruzioni. Io sono convinto che un uomo di Dio ti darà le istruzioni di Dio, ma ti darà anche le basi dell'istruzione che lui ti dà. Ti dico, non fare questa cosa, vai lontano da questo posto, perché la Bibbia dice, perché Dio vero ti darà delle istruzioni bibliche. Non è un pazzo che si inventerà le cose, ma perché vede le cose e ti dà delle indicazioni profetiche. Ecco perché mi è piaciuto, perché questa rapsodia io non l'avevo capita all'inizio, l'ho capito solo dopo di che cosa voleva parlare. Non so se mi capita a leggere una rapsodia lì per lì, sempre che hai capito. Queste leggi due volte, tre volte, vedi come hai capito quello che avete capito. E allora solo dopo hai capito. Avete capito? Quindi, dopo ho capito che cosa voleva dire, a me sembrava istruzioni profetiche, come avevo inteso io attraverso il profeta della Bibbia. Invece, si riferiva come il proprio Dio che scende in una chiesa, che si appoggia nelle scritture per dare istruzioni profetiche, che a volte la chiesa. Volte la chiesa si sconnette, quando le persone si sconnettono e si connettono con internet, vediamo cosa pensa Tizio Filani un mattino. L'altro giorno c'era un pastore che ha fatto un'esegesi così, permettetemi il termine, schifosa. Esegesi significa, nel greco significa tirare il giusto significato. Esegesi, ma come ha fatto la scuola biblica una volta l'esegesi, l'ermeneutica? L'esegesi, tirare il giusto significato. Ha preso un versetto che Gesù ha detto: non sono i sani che hanno bisogno, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ecco, Gesù era d'accordo con i vaccini. Cioè, questo non è torcere le scritture, fratelli. Gesù ha detto per i vaccini, o Gesù ha detto per i medici? Ma non è la stessa cosa, no, fratelli? Che chi fa questa roba sono scienziati che hanno fatto anche le bombe che hanno gettato a Hiroshima e la volta messo in questo è Kakasaki. Sono scienziati che studiano le cose che sono diabolici, vedete? Voi sapete che a Firenze, nell'ospedale Careggi di Firenze, hanno messo già in atto delle medicine per bloccare la pubertà di bambini che casomai volessero cambiare sesso. Per cui non è che gli scienziati sono medici, cioè, sono scienziati che sono pazzi, sono scienziati posseduti dal diavolo, che stanno inventando delle medicine incredibili. Per cui quel pazzo Gesù parlava di medici, non parlava di medicina. Non sempre i medici ti curano con la medicina, a volte i medici ti curano anche con un consiglio. Cioè, dottore, hai inficato tanto, ci non ti insegno niente, come le sue. Cioè, ti dà un consiglio, o questa cosa è così, a volte è così, o la prima cosa, una delle prime cose che fa il medico ci fanno vedere la lingua. La lingua, la lingua è pasta. Vedete, noi ci fanno vedere la lingua. Io non sapevo, dalla lingua si vede se uno ha anemia, dalla lingua si vede se uno ha infezioni. Se la lingua è troppo liscia, non vuoi neanche dove la loro, perché ho avuto la famiglia, cioè, ma posso andare in questa lingua? Quando la lingua è troppo liscia, è troppo chiara, c'è anemia in corso. O quando, per esempio, mancanza di vitamina, la lingua si spacca, sapete quando si spacca tutta, mancanza di vitamina. Ma che sono appena prima, non sarebbe prima parlato un dottore. Queste sono le cose che ho sentito dire ai medici.
fatto una cattiva esegesi. Gesù non stava parlando di vaccini, Gesù sta parlando di medici, di consiglio medico, anche di cure mediche, che Gesù non disprezza la medicina. Però noi dobbiamo anche analizzare, mi è piaciuto un giornalista che non mi ricordo come si chiama, questa contattata con un giornalista, cioè io non posso fare tutto quello che il medico mi dice, devo anche un buon ragionare, devo anche capire e consultare un po' altri medici possibilmente, consigliando con gli altri per vedere cosa dicono. Quindi fratelli, attenzione alle istruzioni profetiche. Io nel 1995 ero all'ospedale e mi hanno detto subito, trapianto di midollo osseo. Io non l'ho sentita questa cosa. Grazie a Dio mi diceva un medico, il pastore Tommaso Lorenzo della PDC di San Giuseppe Alto, che era medico a quel tempo, e lui mi disse firma subito. Io firmo, esco subito, vado in ospedale e grazie a Dio non c'è stato bisogno di questo, sono passati 25 anni. Per cui Dio mi ha dato che cosa? Indicazione profetica. Dobbiamo sentire l'indicazione profetica, e fare, a parte che quando c'è un'indicazione profetica, anche se sei sviato, tu lo senti bene. Anche se uno è a un momento di sviamento, che non succede a tutti, però dentro senti che è così, lo senti che è così. Non contraddice, la tua mente carnale contraddice, ma senti che è così. I due demoni non hanno riconosciuto Gesù, però diceva, non ardeva il nostro cuore, Maria del Carmine, non bruciava il nostro cuore quando lui ci spiegava le scritture. Il cervello si rifiutava, l'anima sentiva l'ardore dello spirito, perché la parola di Dio è spirito, e questa è un'indicazione. Quando prese il pane Gesù, lo spezzò, lo hanno riconosciuto perché hanno visto il segnale dei chiodi, all'improvviso Gesù sparì i loro occhi e non ha più potuto godere la presenza di Dio. Per questo vi voglio dire, fratelli, che indicazioni profetiche ci sono ancora nella Chiesa. Esiste, anche se li vogliamo contraddire, ma noi sentiamo che da dentro è così. Guardate, in primo re 14, idolatria di Giuda sotto Roboamo è conseguenza dell'invasione del re d'Egitto. E infatti dice nel verso 21, Roboamo figlio di Salomone regnò in Giuda, egli aveva 41 anni quando divenne re, regnò 17 anni a Gerusalemme, nella città che l'Eterno aveva scelto fra tutte le tribù di Israele per mettervi il suo nome. Sua madre si chiamava Naaman, l'ammonita. Infatti era l'ammonita, come l'altro, ci chiediamo un po' su questa ammonita. Lo sviamento di Roboamo era colpa di sua madre, che era un'ammonita. Ma perché ci faceva l'ammonita per un figlio di Israele? Perché aveva sposato qualcuno che non doveva sposare. E guardate cosa ha fatto, 22. Quelli di Giuda fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e con i peccati che commisero provocava eterna gelosia più di quanto avessero fatto loro padre. Anch'essi si costituirono da altri luoghi, steli, asceri, idoli, su tutte le altre colline e sotto ogni albero verdeggiante. Inoltre c'era nel paese uomini che si davano alla prostituzione sacra, e si praticavano tutte le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Nell'anno quinto del re Roboamo Shishak, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme e portò i vari tesori della casa dell'Eterno, i tesori del palazzo reale, portò via ogni cosa, compresi gli scudi d'oro che Salomone aveva fatto. Attenzione, fratelli, quando lui si è allontanato dal consiglio degli anziani, seguendo il consiglio dei giovani, la Bibbia dice un abisso chiama un altro abisso, e lui diventò idolatra, si allontanò da Dio, mise uomini come prostituti sacri, donne come prostitute, e tutto il popolo si sviò e non perse ogni cosa per aver dato, per aver ricevuto il consiglio sbagliato. Ecco perché sono importanti le istruzioni profetiche. Perché si dice profetiche? Sì, era primo re 14. Perché si chiamano istruzioni profetiche? Perché non si vedono. Perché?
istruzioni profetiche, perché nessuno l'ha mai realizzato. Allora ti viene in profezia qualcosa che deve succedere. Il pastore è pazzo, il pastore è uscito fuori il lume della ragione. No, è un'istruzione profetica. Io lo vedo, io lo percepisco, lo sento, lo avverto. E io penso che anche gli altri iniziano, perché tutti siamo profetici in qualche modo, si inizia a intravedere, ma non si può accettare. Paura di cambiare, paura di quello che c'è, la gente ha paura. Invece quando ci sono delle istruzioni profetiche che dovremmo seguire, fratelli, appoggiati sempre, sempre con le sacre scritture. E infatti qui dice, c'è un bel versetto che stavo per leggere, dov'era? Geremia, guardate Geremia, no, e leggiamo il punto 4 prima. Il risultato di non ascoltare le istruzioni delle persone che Dio ha messo nel vostro cammino di fede, nel futuro possono accadere cose spiacevoli. Avete visto qui, ve lo segniamo. Possono accadere cose spiacevoli. Ah, se uno potesse tornare nel punto di prima. C'è una sorella una volta che mi telefonò da vicino Torino, che ho conosciuto anni fa. Dice: pastore, sai, nella mia chiesa c'è una famiglia di Rom, non romani, Rom, cioè zingari. Dice che mi ha chiesto 5.000 euro in prestito. Dico, a parte che la persona ha la propria dignità, non è che va a chiedere subito così, la famiglia Rom in chiesa, ha visto che la sorella che forse ha fatto qualcosa, non lo so, e mi chiede 5.000 euro di prestito. E lei mi dice: che ne pensi tu? Perché a volte la gente ti chiede il consiglio, poi con il consiglio non ci piace consigli, allora chi ti consiglio uno? Ma le consigli? A me? Mi dice: sono che va consigli, anche se non sono fatto consigliare. Dico: guarda, per me sento un po' di puzza, non solo perché sono Roma, ma perché c'è una persona così di soffiata una settimana che viene in chiesa e ti chiede 5.000 euro. Dico, secondo me provali prima, vedi, la Bibbia ci dà l'autorizzazione di dubitare. Primo Giovanni 4.1 dice: non credete gli spiriti, ma provate gli spiriti per sapere se vengono da Dio. Primo Giovanni 4.1. Fratelli, la Bibbia ci dà l'autorità di dubitare. Come non sono credente? Appunto che sono credente, dubito. Perché credo in Dio, dubito del mondo, dello spirito del mondo, delle persone del mondo. Primo Giovanni 4.1. Prova, come si trova? Ecco la mano di Dio, vedi la vita che hanno quelle persone, vedi un po', conosci. L'indomani si intelleggendo una pila 5.000 euro e ci vuole. È successo di sabato, la domenica al culto, quindi spiegare chi dispariva dalla faccia della terra. Ecco, Roma è diventato Roma animolante. Sono sicuramente sono passati in un'altra chiesa, in un'altra comunità. Guarda, c'è uno che in questi due mesi, quando c'è stato l'ultimo lockdown che avevamo chiesto, due mesi fa, giovedì, mi contattano, no? Che voleva venire dalla chiesa. Ho sbirciato un pochettino, siccome mi fido subito, ho sbirciato su Facebook, come fa la Dios e come fa la polizia, vado a vedere un po' il suo profilo. Ho capito che tipo è. Ho subito iniziato a postare delle cose. Perché se tu vuoi, allontanare certe persone, pubblicare queste cose. E non vuoi che ti conoscono, così non vengo. Ho iniziato a parlare della fornicazione, convivenza, tutte queste cose. A che volevo venire in chiesa? A che è sparito dalla faccia di Facebook? Che significa secondo voi questo? Siccome io ho capito di una un'indicazione, dico provare per credere, diamo un'indicazione, dico vero, provo, sei da Dio, chi da Dio? Non c'è nessuno parlare da Dio. Sottolineo anche su gemello. Anche su gemello sottolineo mi piace. Chi non è cavato? Sospeso. Quindi se parlo di fornicazione, che interessa, parlo di Dio.
questo, è parola di Dio. E il pastore ha parlato di questo, e quindi se qualcosa inizia a bruciare come paglia, per la storia della volpe come paglia, allora c'è qualcosa che mi parla, perché non mi disturba se mi parla dell'adulterio, non mi disturba perché non vivo così. Quindi quando uno viene disturbato, c'è qualcosa che inizia, io mi sto dicendo un'indicazione profetica, mettiti a posto, vuol dire che la prendi, però se la prendi con le persone sbagliate, se c'è qualcuno che va contro di me per l'omosessualità, la fornicazione, non se la deve prendere con me, si deve la prendere con l'autore di questo libro, e non ti conviene, e non conviene a nessuno mettersi contro il Signore. Quindi io ho delle persone, degli studenti che attualmente sono in questa posizione, si devono sposare, ma quando parlo di fornicazione non si fa, non mi capo di non mettere lo sangue, dico guarda io parlo sempre di queste cose. No pastore, tu devi parlare della parola di Dio, sono intelligenti, sanno che sono in un momento di cambiamento, di transizione, ma non se la prendono con me o con la parola di Dio, perché se la prenderebbero con il Signore, non con me, capite? Quindi che cosa sono le istruzioni profetiche? Sono delle indicazioni che ancora magari non si vedono, che tu magari non ci credi. Quante volte abbiamo detto, vuoi che stiamo vincerando, cioè che sono due cose. Quante volte abbiamo detto, stiamo negli ultimi tempi, fratello, e capirai, non è vero. E verranno tempi difficili, fate ricordare, verranno guerre, pestilenze. Gli dicevamo perché è scritto. Ma ora ci crediamo. Ci crediamo ora. Tanto se ci crediamo. Il lockdown ha aperto gli occhi a tanti che siamo negli ultimi tempi, che la medicina non è in grado di soddisfare tutte le cose, che a volte la medicina a cui i medici non sono onesti, a volte stanno lavorando solo per soldi, non solo, soprattutto per soldi. Vai a scoprire che c'è un virologo che si sta ammazzando sulla televisione e vai a scoprire che lui è il presidente di una grande farmacia, una grande fornimento di farmacia. Capite che non ci sono i medici che lavoravano come di bella coscienza e coscienza. Oggi molti medici lavorano solo per i soldi, gli interessa solo i soldi. C'era quella gente che lavorava proprio con la medicina perché c'era passione, insegnanti che lavoravano con passione. Mi ricordo il libro a cuore, mi sento forte, è tornato a cuore, bellissimo. C'erano solo gli insegnanti per passione, quella della Montessori, per passione. Dobbiamo magari le cose fare sorelle e insegnanti che stanno perseguitando. Sono là, c'è un video con la scuola. Stanno perseguitando, e da parlare un po' c'è anche subito lì. Quelli che lo fanno senza coscienza, scienza, spiritualità, si batteranno. Si batteranno così. Abbiamo di Cristo, gli insegniamo l'omosessualità ai bambini. Che problema c'è? Siamo nel 2000. Quelli che sono cristiani hanno il timore di Dio e faranno come quelle della Trici dell'Antico Testamento che hanno risolto modo e uccidete tutti i bambini di Israele e quelle donne non uccidevano e Dio li avrebbe. Ci saranno altre situazioni come lì. Speriamo che non mi costringano a fare il vaccino perché sono messo di punto, io non lo so. Io non lo so. Ultimamente sono andato dalla vista ematologica, mesi fa mi ha fatto un manicomio in me. Questa volta dice sì, io dozzi, non prendo il cibo come ho messo. Dico sono messo male. In che senso? Io non lo faccio. Mi ha guardato, si è guardato solo. Vabbè. Non ha battuto cibo, non mi ha contraddetto, perché? Quello che sta succedendo in giro, soprattutto una cosa diabolica che non sopporto, danno solo la colpa alla AstraZeneca. Ci sono dati del Pfizer che sono più numerosi della AstraZeneca e non lo dicono, del Johnson & Johnson, e non lo dicono, non so compromettere qualcosa, io non voglio che fai gli altri, ma hanno tutta la medesima funzione, hanno dentro uno qualcosa chiamato spike, the spike. Si chiama come spike. Spike veramente. Quindi
Io penso che sia un'istruzione profetica di stare. Il pastore Cristian sta scommettendo tutte le salse, lo sta cercando in 5G e tutto. Se non l'avessi vista, veniamo a mia madre, la moretina invecicata a capo, un giro scende. Abbiamo solo delle scritture che cammino.
anche lui con la distinzione profetica si prende a Lot. E Lot che ha causato, voi sapete, un sacco di problemi. Poi l'ha capito e ha fatto marcia indietro. A volte c'è il tempo di fare marcia indietro. A volte non ce l'ha il tempo di fare marcia indietro. Siamo andati troppo oltre. Quando Dio ce l'ha avvertito. Amen. Passiamoci indietro e preghiamo. Alleluia. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola che è profetica. E le tue istruzioni sono profetiche, a volte noi non vediamo, non abbiamo tutto chiaro, ma ci fidiamo di te, ci fidiamo della tua parola, ci fidiamo degli uomini e delle donne di Dio che attraverso l'ispirazione c'entra a costruire la casa, la famiglia, i figli, tutto quello che c'è da costruire. Costruirlo e finirlo perché non è ispirato dalle parole ispirate dei profeti. Signore, aiutaci a capire e a ricevere istruzioni profetiche tante uomini, Signore, ispirate. Grazie, Signore, per tutti quegli uomini che hai messo nella mia vita per aiutarmi, per incoraggiarmi, per seguirmi e riprendermi. Anche quando non ero d'accordo con quello che diceva la Scrittura, attraverso la loro bocca, io ti ringrazio. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Dio ci benedica a tutti.